È una partita contro una squadra costruita per poter avere opportunità anche in campionato. È stata fatta investendo molto su giocatori importanti. Hanno una squadra che può cambiare faccia con diversi giocatori, tutti di livello importante. Prima partita difficile, chiaramente sul campo, però io ho visto miglioramenti buoni della mia squadra, quindi conto sul nostro modo di stare in campo, sul nostro entusiasmo, ed è chiaro che non dobbiamo essere perfetti per far partita contro la Milan e soffrire molto e trovare magari se hanno qualche difetto da poter così poter fargli male quando riusciremo a ripartire. Abbiamo parlato ieri con Lasagna, ha detto abbiamo studiato una partita anche per essere aggressivi, prenderli alti, sarà anche A questo importante momenti. nell'atteggiamento per cercare Sì. di intimorire, anche soffocare quelle che saranno le fonti del gioco, perché dovesse passare a 3-5-2 il Milan, c'è Bonucci che imposta da dietro, quindi. E poi si gioca Buonaventura, c'è Buonaventura, poi si gioca un altro, c'è un altro, si gioca in Çanakkale, c'è un altro, poi si gioca, cioè, dobbiamo fare uno contro uno, e lì invece noi dobbiamo giocare da squadra, e schermare molto bene, e avere intensità, quello sì, non disperdere le nostre energie correndo dietro a loro, ma avendo un quadro tattico preciso, soprattutto correre bene, cosa che domenica scorsa abbiamo fatto abbastanza bene per un periodo di tempo. E stiamo incominciando, torno a ripetere, noi abbiamo incominciato un altro campionato probabilmente la settimana scorsa e stiamo cercando di oliare bene i giocatori per vedere anche le loro caratteristiche, soprattutto perché era una conoscenza fra di loro, che è quella più importante secondo me sul campo. Poi sappiamo tutti che è una partita che offre degli stimoli, offre dell'intensità, offre la voglia di mettersi in mostra e noi contiamo sull'intensità, sugli stimoli. Mettersi in mostra, io vorrei che ci sia la squadra a mettersi in mostra, non il singolo operatore sul campo. Buongiorno. No, c'è una novità. Nel Delle senso, novità. sì, ho capito, nel senso che è voluto dire ho una rosa e tutti sono, nessuno è indispensabile e sono tutti Sì, importanti. sì, sì, sì. Ma una squadra che nel primo tempo col Genoa a me è piaciuta e credo anche a te è piaciuta a tutti perché ha giocato da squadra, ha giocato veloce, ha dimostrato di essere in ripresa, dopo nel secondo tempo Vabbè. subentrano tante cose, non merita di essere riconfermata Ah, così. può darsi che venga confermata. No, questa è la domanda. La Cioè, io ho detto che nel contempo degli anni non ci sarà una presa di posizione netta né sulla tattica di gioco né sui giocatori, ma sarà anche variabile, quindi non è che ogni domenica devo cambiare per forza per quello che cambio. La squadra, certo che la squadra domenica ha avuto un buon rendimento, però dobbiamo fare i conti per esempio su Nuitin che è stato fermo fino a giovedì, per esempio, che è stato a casa al bagno e quindi devo fare tante valutazioni per poter vedere una settimana, cambia tanto, se non gioca Nuitin gioca Angella, quindi il problema è avere giocatori che abbiano il loro ruolo. E quello che possono darci sul campo lo sappiamo già a priori, questo è il senso del mio discorso, non è che ti cambi per forza, cambi tattica, cambi giocatore, cambi quando necessita e soprattutto Sono d'accordo con te io, così eh. sì, no, no, ti dico, no, nel senso pratico, no, una squadra che può, a seconda delle situazioni, avere giocatori adatti a ricoprire un certo tipo di ruolo e questo a me interessava e su questo batteremo tasto fino in fondo. Senti, mister, due cose volevo chiederti. La prima, volevo anche io tornare un po' alla partita di domenica scorsa, no? È stata una partita, secondo me, di un certo livello. Ma secondo te è dipesa più per la qualità dei giocatori nuovi che sono scesi in campo o dal fatto che hai potuto schierare i giocatori nel proprio ruolo? Ah, un po' tutto, ma se poi conto, schierando giocatori nuovi hai una non conoscenza fra di loro, quindi non è un fattore positivo non conoscendosi. Un fattore di mettere i giocatori al posto giusto mi sembra sia. Sì, è giusto perché secondo me una squadra di calcio deve avere, a prescindere dal valore del giocatore inteso con economia, faccio esempio, deve avere le caratteristiche per fare quel ruolo. Poi lo può fare bene o bene, a seconda delle domeniche. Quindi cambia lì. Poi io penso che noi abbiamo il dovere di giocare da squadra, siamo una squadra che deve lottare da squadra, non possiamo lottare da singoli. Per l'Udinese ha una sola via, non è quella della singolarità, è
è quella della squadra, quindi squadra formata da reparti, da uomini, di conoscenza, quella della via. Magari ci metteremo un po' più di tempo, io non so quanto. Poi venendo domenica mi sembra che al primo impatto la cosa sia andata abbastanza discretamente per un certo periodo di tempo, contiamo di migliorare quei tempi, allungarli un po' di più, che sarebbe una bella cosa. Ecco, un'altra cosa, mister, giocheremo 3 partite in 6 giorni e saranno anche 3 partite molto impegnative, perché abbiamo Milan, Torino in casa, poi andremo a Roma contro i giallorossi. Sicuro. Terrà un po' in considerazione sulla formazione di domani queste 3 gare oppure tu gestirai gara per gara? Gara per gara sicuramente, però devo gestire anche i giocatori che hanno avuto dei problemi, quindi penso di vedere un po'. Se domani stiamo bene, generalmente potrebbe giocare la stessa squadra, però per mercoledì chiaramente qualcuno tira il fiato e quindi vediamo dove si spende di più, soprattutto, no? In campo ci sono dei ruoli dove si spende di più, questo non è che tutti spendono uguale, dove si spende di più probabilmente bisogna di più risorse fisiche e quindi attueremo qualcosina in quel senso lì. Mister, scusa, nella partita di domani secondo te le insidie maggiori quali possono essere? È intanto il 5-1 che ha fatto in Austria, un'insidia di entusiasmo, un'insidia di autostima. E poi erano giocatori di grande livello, abituati ad avere pressioni, per esempio, abituati a sostenere certe situazioni. Poi hanno giocatori anche che sanno le loro caratteristiche, per loro hanno, tipo, ti faccio esempio, mercoledì sono di fuori, giovedì Suso e Bonaventura, e hanno giocato con 2 punte, domani posso giocare con 1 punta, posso giocare un 3 in difesa, posso giocare un 3-5-2, posso fare un 3-4-3, possono giostrare con uomini diversi, quindi hanno soluzioni importanti. Tutti nei ruoli esatti per le loro caratteristiche, il che vuol dire molto. Gli manca Conti, sì, però hanno Abate che ha magari la stessa spinta, hanno Antonelli dalla parte opposta, hanno Rodriguez dalla parte opposta, hanno giocatori di grande qualità, Nobilia che è un signor giocatore, nazionale argentino, quindi non è che abbiano giocatori elevati, nato John Cannis, secondo me è una delle punte migliori che ci sono in circolazione, quindi è una squadra completa. Dove sono le insidie è il Milan, un totto. Perché ha una difesa che si gioca a Romagnoli, una difesa quasi tutta italiana, per esempio, abituata al calcio italiano, abituata a Biglia, un giocatore abituato al calcio italiano, Antonelli anche, Bonaventura anche, Suso anche, Abate anche, quindi è una squadra di struttura passata con inserimenti nuovi che possono dargli grande qualità. Quindi per noi sulla carta è una partita così. Però io conto sui miei ragazzi, conto sulla voglia di fare, sull'applicazione, sulle loro qualità, perché anche secondo me anche perché Genova non è tornando passato non è poi così brutta, è una squadra molto interessante, l'abbiamo affrontata domenica scorsa battendola e quindi io penso che come abbiamo fatto di Genova dobbiamo affrontare anche il Milan con lo stesso piglio, stessa voglia, stesso entusiasmo, stessa credibilità. Poi il campionato è fatto in questo momento di partite molto complicate, perché una dietro l'altra arrivano squadre. Ma Dio costituite per avere un obiettivo importante nel calcio italiano e quindi ci darà il peso delle nostre qualità queste squadre qua, ci diranno cosa siamo, dove possiamo andare, cosa vogliamo, ma di là del risultato, la prestazione è importante, perché l'anno scorso noi a Torino con la Juve abbiamo perso, però abbiamo capito che potevamo andare avanti e a questo mi interessa adesso in questo momento qua, fare punti se possibile, giustamente, penso che di punti abbiamo buttato via troppi inizialmente, e le 2 partite che erano sulla carta, così virgolettato, alla nostra portata, e adesso dobbiamo cercare di portare via punti che mancano al nostro carniere in qualche altro posto. È difficile, però la squadra secondo me adesso è cambiata mentalmente e secondo me ha una resa migliore come squadra, intesa come squadra, con l'inserimento dei nuovi chiaramente anche, no? Perché ecco, questi sono i progressi che hai visto in più, cioè a livello mentale ti piace di più la squadra? Anche tattica, anche come è stata in campo per un periodo di tempo importante, per come ha affrontato una partita decisiva, per esempio, nessuno magari dice la partita ha vinto, poi però arrivando dopo 2 sconfitte, dopo una sosta, arrivare a Genova in quella maniera lì vuol dire che abbiamo anche un certo tipo di carattere in campo, innestando giocatori di un certo tipo, no? All'interno. Parlo di tutti i giocatori, però l'innesto di Lopez, di Berami, di Newton ha creato un po' di sostanza così mentale e ha portato quello che io spero me lo portino avanti fino a fine anno, perché quello conta anche quello nel mondo del calcio, di là della tecnica, della tattica, insomma. Buongiorno mister, 3 partite di campionato sono sufficienti per capire già un po' in che direzione sta andando questo campionato? No, non penso. Io penso che il campionato
abbia prodotto sul campo quello che è stato il flash estivo di acquisizioni, di acquisti, ma troppo ti hanno trovato delle difficoltà, no? Perché Milan ha trovato difficoltà col Cagliari, per esempio, importante in casa inizialmente, non trovando un assetto importante. Più il tempo va avanti, più le squadre titolate trovano un assetto importante, sarà difficile, secondo un punto di vista, anche portare via qualcosa in più di quello che si pensava. Io penso che Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio stessa hanno fatto bene, Napoli, Torino, Atalanta, sono quelle che trovano stimoli anche dall'Atalanta, vediamo un po' se riesce sulla Coppa UEFA a stare in partita sempre. Io penso che abbiamo costruito delle squadre che per i primi 8-10 posti ci sia lavoro, personalmente. E poi sono un settore di squadre, per esempio metto anche la Fiorentina che sta riprendendo un po' in fiato. E io penso che sia squadre queste qui che lotteranno per quei settori lì. Noi dobbiamo pensare di poter andarci dentro se possiamo, non dimenticando che il nostro obiettivo è la salvezza. E da lì dobbiamo partire, perché sennò andiamo oltre quelle che sono le nostre obiettive e noi non dobbiamo caricare niente, abbiamo i nostri obiettivi. Salvezza, quanti punti? 46 punti, giusto? Cioè, un step alla volta, una cosa alla volta. Prima raggiungiamo questi punti qua e prima possiamo avere una mentalità diversa davanti. Però l'obiettivo nostro è questo, valorizzare i giovani. Valorizzare i giovani non vuol dire vincere, tante volte, perdura. Valorizzare i giovani vuol dire valorizzarli, andare avanti la nostra strada, sapere che abbiamo le qualità per far bene, però sapere anche che ci sono anche dei passaggi per cui uno è giovane. E quindi se facciamo tutto un A è difficile produrre, no? Quindi abbiamo un po' di stimoli, ci sono, l'ambiente è adatto per poter lavorare, vedo che l'ambiente calcistico esterno crede in quello che la squadra produce sul campo e li avvicina, e io di questo fatto qua sono contento, vado avanti per la mia strada sapendo le difficoltà che abbiamo, ma sapendo anche le qualità che abbiamo, che non sono poche.